Iniziamo la fessura. No. Come? Ragazzi, qua è il filo d'oro. No, ma veramente. E buongiorno cercatori d'oro. Oggi siamo tornati al Kiss Creek, il torrente che ha trovato Luca Kiss 70, a cercare delle pepite d'oro. La scorsa volta Luca ha trovato una bellissima pepita. Pesava circa 1-2 decimi di grammo. Qui ci siamo armati di buona volontà e siamo tornati a questo rio. Vi ricordo inoltre che è iniziata la road to 10.000 iscritti. Quindi se non siete ancora iscritti, mi raccomando di iscrivervi. Aiutatemi ad arrivare a questo traguardo. Piccolo spoiler, per 10.000 iscritti farò un giveaway. Non perdetevi qui in tutte le informazioni che darò man mano che ci avvicineremo a questo fantastico traguardo. Approfondisco la ricerca dove ci sono le fessure del bedrock roccioso, perché le pepite vanno principalmente a concentrarsi proprio in quelle posizioni. Con le 16 trovo target comunque che siano più di 0,1 grammi, quindi devono essere maggiori in peso di un decimo. Sono strumenti a dir poco professionali. Primo ferro della giornata. Vedete le uccine come aumentano. Qua sono basse. Passo qua sopra la piastra, vedete, molto localizzato, è qua sotto. Target trovato, dentro la sessola, il metal suona. Adesso vediamo di trovarlo. Ah, secondo ferro della giornata. Sarà questo, quasi di sicuro, un chiodino. Sì, chiodino. Niente, continuiamo. Ragazzi, ho un segnale molto interessante all'interno del detector, è proprio un faint, così si chiama, cioè un segnale molto debole, potrebbe essere una pepita d'oro, non sono sicuro, adesso vediamo. Circa qua. Penso che non sia un rifiuto, perché è un segnale molto debole. Tipicamente le pepite in questo rio hanno proprio dei segnali non fortissimi, devono essere proprio attaccate alla piastra per avere un segnale forte. Tutto il giorno che detecto praticamente ferro, ma dai, vediamo, vediamo. Adesso vi faccio ascoltare il segnale. Sentite questo rumore di soglia del detector. Questo invece è il target. Adesso andiamo a aprire e vediamo. Mi sono preso qualche strumentino da crevicing, andrò a forzare la fessura e vediamo se già riuscissimo a vederla a occhio. Allora, il primo segnale era precisamente qua, in questa piccola fessura, il secondo invece è in questa zona più in alto. Iniziamo a vederla prima. Non ho molta speranza, perché secondo me potrebbe essere un piombino, comunque. Iniziamo la fessura. No. Come? Ragazzi, qua è il filo d'oro. No, ma veramente. Questa è proprio grande, proprio grande. Allora, il primo target si è rivelato essere una pepita d'oro. È molto molto carina. Adesso va a finire ancora che la perdo, perché ho le mani che tremano, come sempre succede quando trovo le pepite. Eccola qua. È proprio grande. Questo è il primo target. La mettiamo in una maniera tale da non perderla. Voilà. Stellina. Questa è bella grezza. Sì, ce n'è ancora un'altra, probabilmente, perché ho trovato un segnale faint qua sopra. In realtà il segnale era sopra, non era proprio lì dove ho scavato. Questa qua mi è uscita un po' proprio per fortuna. Adesso il problema è capire se c'è ancora qualcosa qua sopra, se era quello o non era quello. Di solito quando ce n'è una, ce ne sono due o tre, si chiama patch. Questo rio, tra parentesi, abbiamo già notato che è abbastanza proprio così. È peccioso. Ci sono delle zone, magari un mezzo metro quadro, in cui ci sono 2-3 decimi di grammo. Ragazzi, è una frenesia trovarle. E qua è proprio una bella trappola. Tutta sta zona qua, vedete quante fessure ci sono. Non vuol dire che ci sia oro ovunque, eh? Perché come ho detto, una patch, una volta che l'oro si sedimenta e si concentra, ciccia. Cioè, rimane lì. E adesso vediamo. È un modo giusto per provare la stabilizzazione di telecamera, perché c'è tipo la mano che trema. Quindi se vedete il video che trema, non vi preoccupate, è tutto normale. Appoggio un attimo qua il piatto per non perdere la pepitina che abbiamo trovato. Guardate che bella, era più o meno questa zona qua. Dico che ho visto, ci credi? No. Tu. No. Vieni. L'ha trovata vista. Ma neanche vista. Il tempo di cercarla. No, ma qua, ragazzi, le raccogliamo a vista.
Ma guardate che roba! Non ci voglio credere. Ma è proprio grande questa. Non c'è stato neanche il gusto di setacciarla. Giacomo, quando io diciamo tipo prenderà un infarto. Ma qua le fessure io le farei tutte. Vediamo se avessimo dimenticato qualcosa. È grande questa, eh. Questa sarà 2 decimi, Luca. Cosa dici? 2 decimi di grammo? Anche 3. Ma in realtà questa qua l'ha trovata più Luca che io, eh. Quale? Questa qua, l'ultima. Vabbè, ma ho suonato dei tecno, sono col cacchio che la trovavo, eh. Qua è stato proprio un lavoro in collaborazione. Io ho sentito il primo segnale, ho trovato la prima, Luca ha trovato la seconda, il metal detector è di Giacomo. Ma non è la prima volta che dove troviamo un pepite e troviamo terra rossa, eh. No, ma ce n'è un'altra anche lì, eh. Guarda questa! Che ti dicevo? Qua è. Non va a raccontarlo, non ci crede la gente poi. Luca, qua abbiamo trovata una subito, un'altra vista e questa anche è uscita fuori. Ragazzi, guardate, questa qua è la terza, ma abbiamo trovato, sarà già mezzo grammo in pochi minuti. Ma la prima volta che io vedo le pepite del genere al Kiss Creek, però come quantità siamo sempre lì, non è economica. È proprio la bellezza di avere le pepite d'oro in collezione. Adesso vediamo di pulire un po' in zona, converrà smontare un po' qua e là e vedere col metal detector se ci fossero delle cose attorno. Perché dove ce n'è, vedi qua, ragazzi, c'è proprio una gold patch. Guarda qua sopra come sono incastrate, guarda qua. Ah, ma guarda Luca, qua ci sono delle vene. Come è capitato dall'altra parte. Come l'altra parte. Ci sono delle vene mineralizzate sul fuori, potrebbero derivare da queste. Andiamo da parte, magari questa qua poi a casa la frantumiamo, vediamo un attimo. Tutto qua e mi son detto, no? Ora là c'è tutto quel giallino che è una vena. Quel giallino sono dei solfuri alterati, no? Ma mi sono detto, ma se quella vena iniziasse ad andare giù, no? In direzione. E poi ho guardato e mi sono detto, cavolo, ma fiora anche qua la vena. Ed è questa. Questa è di nuovo la stessa vena. Poi l'ho seguita ancora. Qua c'è sempre lei, però viene già frammentata e alterata. Seguo. Qui. E qua sotto abbiamo trovato la pepita. Potenzialmente dove la vena a contatto con l'acqua si è alterata maggiormente a punto di vista chimico. Ma guardate cosa ancora voglio farvi vedere, che è molto interessante. Intanto Luca mi ruba tutto l'oro che c'è. Ma vabbè, a parte questo, io mi perdo nelle scienze e Luca mi ruba l'oro. Dietro Luca, guardate, c'è la stessa vena che inizia poco sopra che c'è Giacomo, continua sotto i piedi di Giacomo, dove c'è Luca, dietro Luca, e potenzialmente prosegue ancora questa parte qua. Quindi la mia teoria è che questo oro così grossolano abbia viaggiato pochissimo. È una mia interpretazione, devo dirvi la verità, quindi non sono sicuro che quell'oro arrivi dai solfuri, però la presenza, guarda caso, una gold patch lungo una vena di quarzo con solfuri carbonati è un po' un caso strano, ecco. Io mi aspetterei sinceramente proprio che sia dovuto alla presenza di questa vena affiorante, la presenza di queste pepite. Allora, con Luca siamo andati poco a monte dove abbiamo trovato le pepite per vedere se vi fosse dell'oro dentro queste vene. Il fatto che qui vi siano queste rocce molto alterate di colore rossiccio è un ottimo indicatore. Adesso l'obiettivo sarebbe campionarle e vedere cosa c'è dentro. Però noi qua dovremmo sentire in teoria almeno un segnale o due segnali col metal detector. Adesso dopo prendere il detector e vediamo subito. Dà un segnale molto debole, ma penso che sia legata alla mineralizzazione della vena. Vi lascio qua sopra il video in dettaglio. Potrebbero essere i batteri a generare le pepite d'oro. Quindi in questo caso a noi servirebbe solamente un affioramento che rilasci un po' di oro a livello ambientale, ma anche quasi invisibile. Sono poi batteri a generare le pepite. Vedremo nelle prossime puntate se ci fosse qualcosa di interessante. Allora ragazzi, qui dal Kiss Creek è tutto. Queste sono le mie pepite d'oro, bellissime. Le aggiungerò alla mia collezione, vi faccio vedere quanto pesano. Mi raccomando quindi di iscrivervi al mio canale, di iscrivervi anche al canale di Luca. Vedrete in anteprima le prossime avventure. Avremo trovato la fonte dell'oro al Kiss Creek? Non perdetevelo nella prossima puntata.